Come potete sentire, abbiamo anche un bellissimo sottofondo musicale di Vito Tanzella stasera davanti a Santa Caterina, a Conversano, con Pittore in Contrada, e abbiamo il nostro primo autore, Valentino Lossito, che presenta Zitti Zitti Piano Piano, Zitti Zitti Piano Piano, edito da Secop Edizioni. Allora, Valentino, dove andiamo con questo romanzo? Dove andiamo zitti zitti? Ma la controra è, come dire, un luogo dell'anima di noi meridionali. Era quell'esilio domestico, quella prigionia forzata alla quale appunto eravamo costretti nei lunghi, interminabili pomeriggi d'estate, quando i nonni soprattutto, intimandoci di essere zitti e di stare fermi, ci vietavano assolutamente di uscire. Perché raccontavano, e noi facevamo finta di credere, che in quelle ore per le nostre contrade girassero ubriachi, zingari, gente insomma innominabile e da cui stare alla larga. Diciamo che la controra è... sono tornato a rivisitare la controra avvicinandomi come se fosse una di quelle vecchie soffitte impolverate della memoria. In realtà, aprendola, ho scoperto uno scrigno ricchissimo di storie, di personaggi, di musiche, ed è stato un viaggio molto bello. Qui si va dal Salmo 91 della Bibbia alla Penichella di Alberto Sordi, dalle persiane alla Bella Ambriana di Napoli, per esempio, cantata da Pino Daniele. Ecco, anche la copertina del libro è molto particolare. Insomma, cioè... Sì, la copertina, il titolo, questo è un quadro di Francesco Speranza, che è un noto artista, pittore bitontino e quindi mio conterraneo, io sono suo conterraneo. Il titolo di questo libro è Cisternino, di questo quadro è Cisternino, perché raffigura, ferma, questo pomeriggio, anche nelle tinte, nei colori del giallo e del blu, un pomeriggio del nostro sud, con questa sedia che è al centro. La sedia che magari è stata abbandonata dal padrone di casa perché è rientrato per andare a fare il suo pisolino, ed è la sedia sulla quale verosimilmente dopo la controra tornerà per cominciare a fare comunella con i vicini di casa. Perfetto, allora noi vi aspettiamo qui, siamo a Santa Caterina, l'appuntamento è moderato da Annella Andriani Aloia. Vi salutiamo, salutiamo anche il nostro musicista, artista Vito Tanzella. Ciao a tutti! Grazie! Ciao!